Il ballottaggio sta per arrivare tra un paio di settimane. Come tutti sappiamo, andranno al ballottaggio Aurelio Toriani, Carlo Barbieri, entrambi candidati di centrodestra. Per par condicio, avrebbe preferito che ci fosse un candidato di destra e uno di sinistra oppure no? A me è indifferente, perché l'importante è che facciano qualcosa di buono per Voghera. Perché io non sono né di destra né di sinistra né di centro. L'importante è che facciano qualcosa di buono per Voghera, soprattutto per i giovani. Per questo. Lei è andato a votare? Sì. Il fatto che ci sia stata un'affluenza non così elevata. Me lo immaginavo, perché come mai? La gente è stufa, perché dice almeno ci sia qualcuno che dica, che faccia quello che dice. Allora tutti si sono stufati, preferiscono magari fare altro, magari di più costruttivo che andare a votare. Lei al ballottaggio ci andrà a votare? Penso di sì, vedremo. Ha già fatto un'idea? Sì. Beh, per par condicio credo sia giusto che ci fosse un candidato di centrodestra che di centrosinistra. Credo però che avendo un ballottaggio di due candidati di centrodestra sia un po' il pensiero della società che desidera avere la sicurezza, tra virgolette, che può dare il centrodestra. Secondo te il fatto che due candidati di centrodestra si ritrovino comunque in conflitto, in competizione, no? È un messaggio positivo per quanto riguarda la destra italiana oppure no? Sì, per quanto riguarda la destra credo di sì, credo però che dal punto di vista sociale di Voghera sia molto evidente la conoscenza dei vari candidati, non credo si sia rispettato solamente un piacere politico, ma vada molto dato un voto anche come preferenza personale sulla persona. La conoscenza di queste due persone a livello imprenditoriale a Voghera è molto importante. Guardi, non ho preferenze in merito particolari, però sicuramente so che è una cosa anomala. Un ballottaggio con una stessa fazione che si contrastano è un evento unico in Italia. Quindi. Sì, infatti è successo soltanto a Voghera, in tutta Italia non è successo niente di simile. Il fatto che il candidato di centrosinistra per soli 3 voti non sia riuscito ad andare in ballottaggio potrebbe essere sintomo di un'anomalia oppure no? Ma no, la gente in provincia, specialmente in queste realtà piccole, vota per la pancia, quindi probabilmente hanno votato la persona e c'è uno squilibrio dovuto un po' forse anche alla stensione e anche un po' di confusione, quindi secondo me è così, niente di drammatico e vedremo il ballottaggio cosa succederà.